Non vorrei mai che questo video diventi una sorta di lamentazione sul meteo. Questo tempo che fa brutto tempo. Sì, è vero, i cambiamenti climatici, il brutto tempo. Però raga, è novembre, è inverno tra un po'. E quindi lo sapevamo che andava a piovere. Quindi voglio parlarvi di un errore che ho fatto. Perché l'ho fatto? Perché in realtà avevo avuto le stesse problematiche l'anno scorso, non allo stesso modo come quest'anno, e quindi l'ho ripetuto per essere più sicuro che questa cosa non accadesse. In realtà non avevo tutta questa sicurezza, ma la grande quantità di acqua che è cascata in questi giorni mi ha fatto capire dove sta il problema. E quindi adesso vi faccio vedere subito qual è il problema. Ah, ti ho beccato, eri qui che guardavi il mio video. Tu lo sai che la maggior parte delle persone che guarda i miei video non è iscritta? E probabilmente tu che stai guardando questo video non sei iscritto. Quindi se ti piace quello che stai guardando, iscriviti al mio canale e metti un mi piace per sostenerlo. E in più commenta anche, fai delle cose meravigliose. Questo è il problema, questo qua. Quest'altro qua, bello, molto bello, bravo, bravo Joel, bello. Questo in realtà è abbastanza messo bene, anche se in alcuni punti si sente già che si sta sciupando. Questo pure. Oh, questo è molto chiaro, guarda qua. Non ho capito, non si vede abbastanza bene. Allora ve lo spiego a parole praticamente che cosa sta succedendo. La quantità infinita e ininterrotta di acqua che cade dal cielo non fa altro che inumidirmi le teste, sia dei broccoli che anche dei cavolfiori, dopo vi faccio vedere. E questo porta a una quantità infinita di muffa e poi marciume e poi butta via i broccoli perché sono marciti tutti. Questo problema l'ho soltanto sui cavoli, broccoli e cavolfiori. E per quale motivo? Lo sto vedendo proprio adesso, come ho detto prima, perché piove un sacco, ma soprattutto perché qua non c'è niente sopra che copre. Perché faccio questo discorso? Dunque, ho realizzato due cose essenzialmente. Devo dal prossimo anno in poi coltivare cavoli e broccoli sotto una qualche copertura, probabilmente dei tunnel con del nylon tipo serre. E direte voi, chi ce l'ha il tunnel col nylon nelle serre? Esatto, è una bella palla, soprattutto quando ti rendi conto che non puoi fare altrimenti. Poi io qua in questa zona sono particolarmente nell'umidità, come vedete, sia da questo lato qua che da quest'altro lato di qua. C'è tutta montagna e quindi siamo in una conca. E quindi tutto quello che resta da questa parte scarica qui. Io sono in fondo alla vallata, in una zona alluvionale, perché il mio terreno è un letto del fiume. Quindi tutto quello che viene giù dalle valli intorno finisce dove sto io. Che è un bene, perché nel sottosuolo abbiamo una falda altissima e ricchissima di acqua, ma in inverno bisogna galleggiare con canotto, non lo so, è difficile coltivare in queste condizioni in inverno. In estate si sta molto meglio perché l'acqua fa comodo d'estate. Vi faccio vedere i cavolfiori. Allora, io comunque non è che non ho raccolto broccoli, Per esempio, 10 giorni fa questi broccoli intorno a me erano quasi pronti e alcuni erano proprio pronti, quindi ho iniziato subito la raccolta. Erano maturati, diciamo, prima del tempo, perché comunque era sempre molto caldo. Poi a un certo punto il meteo ha fatto di questo, ha smesso completamente di apparire il sole, ha iniziato a piovere e adesso sono 15 giorni praticamente che piove. Questa cosa va bene, fa comodo, ma degli ortaggi con la parte che si raccoglie, che è questa sorta di, non sorta, è questa infiorescenza, questo gruppo di boccioli che spunta dal centro della pianta, rende il frutto, la parte che si va a raccogliere, molto porosa, e questa porosità favorisce un botto l'assorbimento dell'acqua. Suonano le campane come sempre. Favorisce un sacco l'assorbimento dell'acqua e diventa una sorta di spugna, rimane così impregnata, però essendo una pianta a un certo punto inizia a marcire. Accade sia nei broccoli, come avete visto, perché la testa è tutta frastagliata, è molto porosa, quindi trattiene bene l'acqua, marcisce, ma anche nella testa dei cavolfiori, perché è altrettanto porosa e trattiene altrettanto bene l'acqua. Il lato positivo però, per esempio, è che io avevo fatto dei trapianti scalari del cavolfiore, quindi per esempio tutti questi cavolfiori dietro di me, questa parte di qua, sono più tardivi e non sono ancora fioriti, cioè non stanno ancora aprendosi,
e probabilmente si apriranno tra un pochino e speriamo che non piova in quel momento, perché altrimenti la prenderò nel sacco anche in quel momento. In più laggiù in fondo ci sono tutti quelli natalini, quelli che vanno proprio lontani lontani, quindi quelli laggiù li raccoglieremo con molta probabilità verso Natale o insomma dicembre inoltrato. Questo per esempio è decente, alcuni ormai li ho già raccolti perché appena arrivavano li coglievo. Comunque io ho raccolto già diverse cose, eh. Però per esempio questo è buono, si potrebbe raccogliere adesso, ma bisogna subito andare a vedere qua, infatti stanno apparendo questi puntini neri e questa è una sorta di muffetta. E questa cosa non va bene, o lo vado a raccogliere adesso, prima possibile, oppure succede questo, e cioè che inizia a marcire tutto. Qua, come vedete, viene preso tutto da questa muffa. Direte voi, ma potevi fare un trattamento antifungino? No, raga, piove, piove un botto. Il problema è che non hanno nemmeno avuto il tempo di aprirsi, che già si stavano iniziando ad ammalare. Questo, per esempio, questo è chiaro, no? Questo mica si può vendere, osavi. Questo è proprio l'emblema. Vedete, sotto inizia proprio a marcire a modo. Ovviamente puzza di marcio perché sta marcendo. Quindi sicuramente da tenere in considerazione che io, essendo in una zona bagnata come delle cascate del Niagara, bisogna che il prossimo anno tutti questi generi di ortaggi come broccoli e cavolfiori li vada a coltivare al coperto sotto dei tunnel delle serre. Sarà una palla perché devi costantemente comprare queste cose, no? E quindi investi per avere i cavolfiori. Ah, vaffanculo. L'anno scorso ha piovuto meno in questo periodo, però il problema l'ho avuto lo stesso, perché la testa del cavolfiore è molto molto porosa e tende a trattenere molto. Questa parte qua in realtà dovrebbe essere abbastanza salva, dovrebbero iniziare a fruttificare, quindi a creare l'infiorescenza, la testa del cavolfiore, molto più avanti. Ah, e inoltre c'è da dire anche che probabilmente non è proprio soltanto la pioggia che fa aumentare un sacco questo problema di muffe su questo genere di ortaggi, ma è anche un po' il caldo, perché comunque adesso è il primo novembre e anche se ha piovuto fino a un'oretta fa saranno quasi 20 gradi, è una roba 20 gradi a novembre. Sarchiato e rincalzato le prode, perché l'erba cresce comunque. L'erba cresce anche se avete fatto la pratica dell'occultamento prima di piantare. Se non sapete di che cosa sto parlando, trovate sul mio canale un video apposito e comunque vi lascio qua il link. Comunque ovviamente non è possibile pensare che mettiamo lì degli ortaggi poi andiamo via per 3 mesi e quando torniamo siano pronti. Questa è la risposta a tutti i miei detrattori che in quel video avevano detto: sì, voglio vedere tra 3 mesi che cosa succede. Succede che continuate a lavorarci sarchiando almeno una volta al mese e mantenete ripulita la zona così che i finocchi possano crescere tranquillamente. E infatti stanno crescendo, è così che sta andando. Il prossimo step di questo tunnel è andarlo a chiudere. E sì, questo è l'altro tunnel che da questa parte dava su il campo degli zucchini. L'ho chiuso da questo lato, ho chiuso tutte le testate e ieri ho finito di piantare alcune delle insalate e questi finocchietti nelle prode centrali. E voilà! Questa serra diventerà la serra dedicata alle insalate. Queste sono le trappoline che vi avevo fatto vedere nell'altro video, che avevo messo solo qua, adesso le ho diradate perché effettivamente hanno funzionato. Avevo messo al suo interno il composto, quello organico a base di ferro, non mi ricordo mai la formula precisa, ma insomma funziona, quindi ho deciso di replicarlo anche sulle altre prode dove ci sono appena state trapiantate delle piccole insalate giovanissime. E infatti, mentre altre volte le avrei piantate e sarebbero sparite quasi completamente subito, invece sono ancora qua da 3 giorni, quindi. In più, se vi si rovescia e va a terra, viene considerato il concime organico
Per tutti quelli che mi hanno detto che non è un buon sistema quello di andare ad uccidere le lumache invece di cercare di allontanarle, numero uno, io non sono qui per fare l'orto per divertimento, ma per produrre delle cose e per dimostrare che si può produrre per vendere degli ortaggi coltivati in un certo modo. Tra tutti i metodi brutti che esistono per eliminare le lumache, sicuramente questo non è il peggiore. Se io applico questo rimedio che porta alla morte delle lumache qua dentro, non è che vado a disturbare gli equilibri di tutto il mio ambiente o a distruggere un ecosistema, perché intorno a me ci sono veramente molte fasce verdi, molti prati, molte aiuole, molte fossette, molti luoghi dove si trovano, si rifugiano e creano il loro ecosistema, le lumache. Quindi questa superficie, in confronto a tutta quella che c'è a disposizione intorno alla mia area coltivata, non è sicuramente incisiva per la popolazione delle lumache. Per chiunque abbia dei dubbi sulla biodiversità presente nel mio terreno e quanto sia ricco l'ecosistema, vi lascio un paio di riprese di quello che c'è dentro a questa filare di finocchi, che vabbè, fate voi. Di amici agricoltori, fatemi sapere se anche voi avete le stesse problematiche con cavolfiori e broccoli nel vostro orto e in caso come li risolvete. Mi raccomando, iscrivetevi per rimanere aggiornati su tantissimi nuovi video che usciranno e che sono già usciti, mettete un bel mi piace per sostenere questo canale e noi come sempre ci vediamo prossimamente qui con un nuovo video. Ciao belli!